Giacomo Jack Braglia è un artista e fotografo svizzero che torna ad esporre in Italia dopo progetti importanti che l'hanno visto protagonista della Biennale di Venezia nel 2019 e poi di Parma Capitale della Cultura nel 2021, progetti dove l'artista rifletteva su tematiche di grande attualità, di matrice ambientale e sociale. Qui a Grosseto abbiamo voluto costruire una riflessione sull'acqua e quindi sull'oro blu, sul restante di acqua potabile presente sul nostro pianeta, proprio per sensibilizzare le persone ad un uso responsabile di acqua in una città che ha sempre avuto un rapporto molto complesso con l'acqua. La mostra si struttura in un percorso di 6 sculture a cielo aperto, disseminate tra le vie del centro storico della città, e le sculture sono realizzate site specifiche, quindi appositamente pensate e realizzate per i luoghi che vanno ad occupare, a cominciare appunto dal museo archeologico, dove vi è una scultura a forma di piede classico che quasi come un reperto si integra perfettamente all'interno del contesto archeologico appunto del luogo, e sono realizzate attraverso una tecnica particolare che è la tecnica del wrapping, che permette alla fotografia di conquistare la terza dimensione e quindi di divenire scultura. Grazie a questa tecnica Jack può scattare delle fotografie e poi utilizzare la stampa fotografica per rivestire forme appunto classiche come bocche, scudi, busti o altre forme scultoree che creano un po' un ponte con la civiltà antica e quindi permettono alla fotografia di diciamo conquistare la terza dimensione superandone un po' i limiti. Io mi occupo da tempo di tematiche ambientali e dall'anno scorso, da 2 anni, mi è venuta in mente questa tematica sull'oro blu. L'oro blu è il restante dell'acqua potabile che abbiamo noi sul nostro pianeta. L'idea da cui è nata era proprio da articoli e filmati che ho visto, ma questi filmati non sono recenti, sono anche filmati di 10-15 anni fa che trattano proprio la tematica del blue gold. 3% dell'acqua in tutto il mondo è potabile, ma di essa quanta è veramente potabile? Perché noi umanità inquiniamo veramente tanto e quindi le fonti di acqua potabile vengono inquinate e quindi noi non possiamo più bere quest'acqua. Le fotografie che ci sono in mostra sulle sculture sono fotografie scattate tutte in Ticino, tra le montagne, colline, nei fiumi, ruscelli, e sono dei posti magici per me perché andavo in questi posti sin da piccolo. Per quanto riguarda il wrapping, mi sono avvicinato a questa tecnica diversi anni fa, proprio perché ho voluto cercare di trasformare la fotografia da 2 a 3 dimensioni. Dipende, certe volte viene prima la fotografia, altre volte la scultura, però le prime 3 sculture che ho fatto in vita sono state scattate prima le fotografie e poi dopo ho cercato una scultura antica greca o romana su cui posarle. E in questo caso la tecnologia è importante perché appunto permette a Jack Braglia di trasformare la fotografia, che è un'anima bidimensionale, in scultura, quindi in tridimensione, quindi di dare corpo all'immagine. Nelle opere vi è appunto questa unione, questo abbraccio tra fotografia e scultura che confluiscono in un unico output artistico che tiene insieme forma e contenuto, etica ed estetica e anche riflessione dell'artista e un po' catarsi dello spettatore che è proprio invitato a immedesimarsi, ad entrare a far parte dell'opera e quindi a farsi stimolare, conversare, fare una riflessione sul tema.